Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it. Lei può semplificare la terminologia, so che questa sarà una cosa molto difficile per lei, però è utile spiegare che cosa significa oggi virtualizzare e perché è un valore aggiunto per un'azienda. Sì, virtualizzare vuol dire permettere a qualunque utente, dovunque si trovi sul territorio con qualunque device lui ha a disposizione in quel momento, di accedere alle risorse aziendali che gli vengono fornite come un servizio. Quindi non devo più fornire al mio utente un PC che se si rompe, lo perde, se c'è qualcosa l'utente non riesce più a lavorare, ma gli dico: quando hai bisogno ti colleghi dovunque tu ti trovi in quel momento, da casa tua con un oggetto di ultima generazione, iPad, Android e quant'altro, ti colleghi alla mia azienda e io ti fornisco un posto di lavoro completo con tutte le tue applicazioni, tutti i tuoi dati e tutto quello che ti serve per lavorare. Quindi il valore per l'utente è essere libero di collegarsi anche da casa sua, dalla sua connessione, dal territorio dove si trova. Il valore per chi gestisce l'azienda è di non doversi più preoccupare della periferia, quindi una massima libertà nella gestione degli utenti. La situazione in Italia qual è? Da nord a sud ci sono differenze? Se sì, quali? E soprattutto, per colmare questi gap, che cosa bisogna fare? Beh, sicuramente le differenze da nord a sud ci sono. Allora, la situazione in Italia è che il mercato della virtualizzazione di desktop sta partendo. Alcune delle più grosse installazioni europee sono state fatte proprio in Italia su alcune grosse realtà nel mondo della telecomunicazione, eccetera. Ovviamente le aziende sono più diffuse nel nord Italia, quindi non è sicuramente un dato da nascondere, per cui il mercato di Citrix oggi molto forte nel nord-est e in tutta la parte produttiva dove questa esigenza di virtualizzazione è stata sentita prima. È un'opportunità nuova per il mercato e quindi anche per regioni come può essere quella dove ci troviamo e comunque tutta la parte del sud Italia, dove si può semplicemente adottare nuove tecnologie di virtualizzazione con i nuovi benefici senza avere sulle spalle un peso di vecchie tecnologie che comunque ho comprato e mi sono portato in casa, eccetera. Quindi l'opportunità è senz'altro molto forte per le aziende di scegliere di innovare, di portare delle novità in casa. Quali sono le strategie che bisogna attuare per rendere la nostra regione competitiva anche da questo punto di vista? Sicuramente un forte contributo e un aiuto devono venire dalla politica, quindi dalle regioni, devono venire dal governo soprattutto, in maniera tale che possano incentivare i piccoli imprenditori a muovere i primi passi nel mondo dell'IT. Perché di fatto la nostra regione esce fuori da quello che è stato un sisma del 6 aprile, quindi di fatto metà regione è ferma, ma non solo negli investimenti IT, ma in qualsiasi tipo di investimento, al di là delle grandi aziende che hanno avuto la forza di reagire. Dopodiché, ripeto, ci dovrebbe essere veramente un cambio culturale. Io spero tanto nei giovani. Nei giovani imprenditori, sono loro che possono secondo me far fare il salto di qualità a questa regione. Nulla da togliere, diciamo, così tra virgolette agli anziani, che da loro hanno l'esperienza che per l'amor di Dio è fondamentale per gestire e governare un'azienda. Però ripeto, dare spazio ai giovani, questo secondo me, oltre a quello che può essere un aiuto da parte delle regioni, può essere veramente importante. L'ICT viene visto come un costo perché sostanzialmente si dice: sì, il computer c'è, me deve funzionare, cioè non è che ci devo fare molto altro. Però in realtà le cose stanno in modo diverso, cioè la parte di accesso alle informazioni oggi è vitale per qualsiasi azienda, sia pubblica che privata, per cui l'ICT non può essere visto come un costo, ma deve essere visto come una risorsa. E se queste risorse si riescono ad incanalare, a sfruttare in investimenti mirati che servono a risolvere le esigenze precise delle aziende, beh, allora si ha la possibilità di trasformare i costi, cioè l'ICT che viene visto come un costo, in realtà come un motore portante di qualsiasi azienda.